Piano triennale sulle opere pubbliche e bilancio, questi temi caldi che nei prossimi giorni terranno impegnati sui banchi maggioranza e opposizione del Comune di Pescara. Un bilancio che come termine ultimo prevedeva il 30 aprile, ma che, come spiega il sindaco Alessandrini, richiederà una proroga nei tempi, senza contare le opposizioni che già vantano qualche migliaio di emendamenti sul piatto. È cominciato da qualche giorno il Consiglio Comunale, una sessione ampia in cui ci sono stati anche altri argomenti trattati, il documento unico di programmazione, il piano delle alienazioni immobiliari. Il presidente dell'ANCI Fassino ha scritto al ministro Alfano per un allungamento dei termini, in quanto molti comuni hanno difficoltà a rispettare questa scadenza. Noi diciamo, lo diciamo anche con un certo orgoglio, Pescara è sempre stata puntuale da questo punto di vista e non è un dato scontato. Secondo il centrodestra il piano triennale è la base sulla quale muovere i prossimi passi, contando lo stato di deterioramento che già da tempo è stato denunciato anche dai cittadini. Noi abbiamo proposto una serie di emendamenti, credo, migliorativi perché riteniamo che questa città abbia bisogno di tantissima manutenzione ordinaria. Ci sono tante vie della città prive di segnaletica orizzontale e verticale già da molti mesi, ci sono buche in tutte le strade principali, non solo periferiche della città. Cioè, per il bilancio abbiamo intenzione invece di migliorare alcune poste che risultano vuote dalla previsione di bilancio, pensiamo al sociale.